vedova, purtroppo. Una bella esperienza. Allora, ritorniamo ogni tanto, stiamo chiacchierando perché i fuori onda sono sempre, sarebbe da fare in onda quello che è il fuori onda, secondo me avremo Sì. le persone con i Decisamente padiglioni, sì, decisamente sì. perché sono proprio dopo le esperienze di vita, le conoscenze, le cose che emergono, che vengono Stava dicendo una analizzate. cosa molto bella che io ripeterei comunque, Beh, che ha detto una cosa molto bella. magari se ci sarà una prossima volta, in questo momento magari. Lasciamo con la curiosità, allora Sì. per la prossima volta la dottoressa ce lo rivelerà, no, effettivamente è vero. Invece voglio passare un po' la parola perché prima di arrivare agli annunci che poi leggiamo, perché poi sono quelli che vi sono arrivati, stavolta li abbiamo estrapolati in modo anche diverso, c'è un aspetto rilevante, cioè nel perpetrare degli atteggiamenti, dei comportamenti. Due o tre persone che appunto mi hanno, che vedono la trasmissione mi hanno chiesto, ma se venendo da passati rapporti negativi, nel senso che si sono sciolti con un divorzio, eccetera, non purtroppo, non con il venir Ok. meno del partner, ma io ho il terrore che siccome tutti i partner che ho incontrato, non è che non ne trovo, perché effettivamente molti dicono, ne trovi quanti ne vuoi in giro, perché c'è un Certo, mondo che si muove, ogni non è piè difficile, sospinto. bravissima. Il problema è che tu induci ad avvicinarti quel tipo di persone, per cui anche in un'estrema selezione sono sicura, mi hanno detto queste persone, di ritrovare lo stesso modello e quindi ricadere anche la persona più buona del mondo in quello stesso cliché terrificante. Non vado a raccontare i particolari perché sono poi sono cose diverse, dove però vedi Certo. dei fili comuni. È vero, Ci cioè, sono può anche persone che però, secondo. se sono consce di scegliere sempre la stessa persona sbagliata, significa anche che fanno pochino per cambiare, perché se Adesso la noi. mia lascio alla dottoressa. È quello che dice, Sì. è vero, ma si può far qualcosa per cambiare? Certamente, per cambiare, come ripeto per la centesima volta, bisogna conoscersi, capire quali sono i nostri punti deboli e lavorare su questo, perché se io non lavoro su me stessa non potrò mai fare qualcosa di diverso. È un sacrificio, perché, Ah, ripeto, infatti c'è. il prendere coscienza di come uno è, quindi devi accettare anche quegli aspetti negativi, quelle sue debolezze e quindi non crogiolarsi di dolore perché ovviamente queste non sono cose negative, ma lavorare in modo tale che queste negatività oppure questi punti di debolezza possano diventare dei punti di forza e Ma quindi allora. cambiare. Ma allora è sufficiente, perché è stata la battuta di questa signora, ho detto io forse dovrei andare da uno psicologo o da uno psicanalista e poi iniziare a pensare di trovare qualcun altro, che è la conclusione che viene quando finisce un rapporto, chiunque pensa questo, ma bisogna arrivare a questo punto, secondo lei che invece è consulente in comunicazione, basterebbe qualcosa di molto più semplice, Ma quindi andare. certamente comincerei con lavorare su me stessa, magari documentandomi, oppure sì, se c'è qualche opportunità di corso, che può essere di comunicazione o altro, perché sul territorio so che sono offerte diverse tipologie di corso in diverse situazioni. Nel momento in cui non riesco da sola certamente a comprendermi, allora posso farmi aiutare da uno psicologo, però prima di arrivare a quello cercherei Ci di sono lavorare delle con vie le più mie. Sì, semplici. ci sono delle vie più semplici. So che sul territorio vengono offerte da diversi enti corsi di Ma lì formazione. andiamo lì, ed effettivamente è vero, sono i corsi di formazione rivolti al mondo del lavoro, per lo più. E quindi Sì. anche il più banale parlare in pubblico, quel che si vuole. Quando invece uno guarda la dinamica di coppia, e lei lo sa benissimo perché lo insegna anche i corsi di Valeria Pilla, di Club di Più, ci sono altre cose più sottili forse, meno Certo. plateali che giocano ed è difficile effettivamente Sì. poter trovare qualcosa che risponda a quell'aspettativa, no? Ecco, uno di questi corsi appunto sono quelli che Club di Più ha proposto in modo tale che le persone che sanno di avere queste caratteristiche possono affrontarle e possono almeno capire come fare per poterle risolvere oppure sì, cercare di migliorarle. Nella dinamica normale c'è un consiglio che lei si sente di dare? Innanzitutto avere più fiducia in noi stessi, perché mai come adesso le persone perdono quella fiducia, quell'autostima che dovremmo invece avere, perché se manco di questo non posso certamente progredire, o rimango dove sono o ancora peggio regredisco. Quindi avere quella fiducia e credere nel dover cambiare, perché possiamo, se noi vogliamo cambiare possiamo farlo senz'altro. Si può quindi modificarsi, cambiare.
Questo è un aspetto molto importante. Lo consigliate mai quando vedete un profilo? Perché ricordiamo, quando si va a Club di Più, quindi basta telefonare al numero in sovrimpressione oppure mandare una mail, visitare il sito, eccetera, c'è un colloquio individuale che è importantissimo, che è la base, lo zoccolo duro, dove ci vengono fatte tante domande per conoscere la persona, le proprie aspettative di vita, perché poi alla fine le aspettative con il compagno sono quelle di vita, ed è un'occasione anche quella per mettersi in discussione, perché tante domande a volte nemmeno uno se le ha mai fatte a se stesso, secondo me. Ecco, quindi questa è un'altra cosa, però serve proprio per capire bene dove si vorrebbe andare a parare come compagno o compagna potenziale. Ma ci sono effettivamente delle cose che emergono? Sì, assolutamente, dal colloquio. Beh, innanzitutto la persona quando arriva da noi e da se stessa si stupisce, perché riesce così facile, quando sono lì in ufficio con noi, parlare della loro vita, di cosa vorrebbero, di tutto quello che hanno trascorso, che sembra che non abbiano aspettato nient'altro per tutta la vita che di parlare con una consulente del Club di Più. È vero, è quasi un qualcosa di liberatorio, perché magari ci hanno pensato per tanto tempo e poi quando arrivano lì è proprio una liberazione poter dire tutto quello che non hanno potuto dire ad altri, perché oggigiorno non c'è più gente che ascolta, non ascoltano più le persone, non sentono ma non ascoltano. E allora quando arrivano a fare il colloquio con la consulente, che invece le ascolta perché ha bisogno di capire la situazione, è qualcosa proprio di liberatorio. Noi ovviamente da questi colloqui riusciamo anche a intercettare magari qualche abitudine sbagliata, qualcosa che si può migliorare, e sicuramente noi suggeriamo dei cambiamenti che possono essere fatti. Il tempo è poco durante il colloquio, quindi con una serata invece dedicata solo a questo, con 2 ore dedicate solo a questi in una serata fatta apposta per la comunicazione, è più facile. Mi viene curiosità, quando vengono fatte queste serate? Le decidiamo, noi proponiamo delle date, poi in base alla partecipazione delle persone decidiamo se farne una sola, perché non possono esserci moltissime persone, quindi decidiamo se farne una, se farle spezzettate, ma quando ci vengono richieste oppure quando le proponiamo hanno comunque una buona risposta, le persone sono interessate e anche un po' incuriosite, questa è una cosa buona. Dottoressa, rispetto ai corsi che lei tiene ordinariamente, quindi di docenza, che differenza c'è quando invece tiene queste serate con le persone, che la risposta, che cos'è? Innanzitutto queste persone hanno molta curiosità, no? Un corso aziendale è obbligatorio, quindi ci può essere o meno l'interesse a parteciparvi e soprattutto a seguirlo. Queste persone invece sono molto incuriosite da quelle che sono le argomentazioni che vengono trattate, e soprattutto perché scoprono qualche cosa che loro magari non avevano mai, di cui non avevano mai sentito parlare, oppure avevano una conoscenza molto blanda. E di solito intervengono e partecipano in una maniera molto molto assidua e, come dire, collaborativa, anzi di solito anche quando si termina c'è una piccola pausa, oppure se successivamente c'è un rinfresco, per dire, per stare un attimo insieme, chiedono sempre di avere il numero di cellulare perché vogliono sapere, vogliono poter approfondire determinati aspetti, quindi di solito è molto molto positiva. Questi sono degli assaggi che vengono dati in comunicazione, chiamiamoli così, perché in 2 ore non si risolve tutto. Quanto diventa più importante invece che una persona dedichi alla propria conoscenza più tempo? E quanto tempo in genere sarebbe necessario dedicare a questo rapporto con un professionista, comunque con una persona che possa aiutarti per poi approcciare nel modo migliore con quando sarà il momento di conoscere una persona e giocare se stessi nel modo giusto? Allora, per poter fare un corso effettivo di comunicazione ci vogliono diverse ore. Tenga conto che soltanto i corsi che vengono fatti per l'apprendistato, dove c'è un percorso obbligatorio di comunicazione, fanno 8 ore. Quindi è importante. Sì, è una cosa che recentemente è stata introdotta e ritengo che sia molto utile.
non è mai finita, non si è mai finito proprio di imparare come si comunica, anche perché ci sono mille sfaccettature della persona entro il settore della psicologia, della sociologia, insomma sono tante cose che vanno messe insieme, però certamente per un'infarinatura almeno 2 o 3 incontri potrebbero essere sì, e utili. Anche perché in una parte di questo, soprattutto nell'ultima parte, si fa un test dove viene un test oggettivo, dove viene fuori un profilo di personalità che poi può essere discusso separatamente, in maniera singola ovviamente, con la persona che vuole approfondire meglio, perché lo schema è generale di una tipologia che emerge, però poi c'è sempre la persona che dice ma io veramente come posso essere? E allora c'è il dettaglio, si può fare. E si può fare, si può migliorare. Noi siamo arrivati al termine senza neanche renderci conto. È finita troppo presto. Abbiamo a questo punto, siccome poi la dottoressa viene anche da Milano, per cui deve fare un bel po' di strada, abbiamo la prossima volta vi portiamo gli annunci, senza dubbio, però abbiamo approfittato per tenerle il più possibile, per approfittare della sua presenza e dedicarle un po' più tempo. Allora, cosa fare? Consigli per l'uso pratici? Beh, intanto grazie alla dottoressa Piera che ci ha omaggiato di tutta questa conoscenza. Tutte le persone che vogliono possono telefonare al Club di Più per prenotarsi per la serata estremamente interessante, e le persone che vogliono poi avere altre informazioni hanno il numero di telefono, il sito, e ci possono contattare. Tutti i giorni, tutto l'anno, siamo aperti sempre dalle 9 alle 19. Perfetto, grazie Valeria Pilla, grazie anche alla dottoressa di essere stata qui con noi di supporto, grazie a voi come sempre di averci seguito, avete tutte le informazioni per avere qualche elemento in più. Grazie e buon proseguimento.